Bene. Ciao, benissimo, grazie. Bene, grazie. Come vi chiamate? Ci chiamiamo Ovo. Ovo? E io sono Stefania e lui è Bruno. Come persone ci chiamiamo con i nostri nomi. Da dove arrivate? Bella domanda. Nati in Lombardia entrambi, vissuti a Ravenna fino a ieri, lei ci vive ancora, io adesso vivo a Bruxelles. Nel frattempo abbiamo vissuto anche in vari posti. Ma quello possiamo anche. Anche all'estero. Come vi siete formati? Siamo formati nel 2000, a cavallo fra il 2000 e il 2001, in realtà, a essere precisi, cioè proprio nel dicembre abbiamo fatto la prima data, ci consideriamo dal 2001, però tecnicamente no, siamo andati nel 2000. Siamo andati nel 2000. Un dato un po' per gioco, noi ai tempi eravamo una coppia e degli amici americani, dovevano fare un tour in Europa. E ci hanno chiesto, ma perché non venite in tour con noi? E noi, ognuno di noi suonava con altri progetti e ci stavamo riflettendo sul suonare insieme, abbiamo colto l'occasione dicendo, ma suoniamo insieme e abbiamo cominciato facendo proprio improvvisazione totale con anche amici, non eravamo solo noi due, eravamo un gruppo aperto, cioè due più ospiti. Chi voleva. Esatto, amici. Che musica fate quindi? Quello risponde lui. Allora, diciamo rock, molto rumoroso. Ed heavy. Sì. Nello specifico non abbiamo proprio un genere in cui ci identifichiamo e non è una cosa di pretenziosa, è proprio così. È difficile metterci in un file. Noise rock può essere la cosa forse più vicina. Il nuovo disco, per chi conosce questo termine, si può definire sludge in qualche modo, però ecco, sono comunque tutte definizioni che ci stanno molto strette, cioè chi ascolta sludge non dirà mai che noi siamo sludge, ecco. Chi ascolta rock? Sfuggiamo molto alle, esatto. Alcuni mettono avant metal, che è interessante. Sì, come avant metal, però se chiediamo metallaro, che noi facciamo metal, ti dice non è né avant né metal, cioè quindi un po' difficile. Siamo felici di questa, non entrare in nessuna casella, ci lascia liberi di... Perché in realtà entriamo sporadicamente in tante caselle, quindi... Meglio. E quali sono le vostre influenze principali? Ma alle origini ormai influenze, ma no, ce abbiamo ancora forse... Non lo so. Molto molto ampie, dai, comunque come chiunque suona dovrebbe fare, ascoltiamo veramente di tutto, e quindi veramente dalla musica antica al breakcore, insomma ascoltiamo veramente, veramente di tutto. E lo mettiamo nella nostra musica proprio perché non si riesce infatti a definirci, infatti penso che siamo un cocktail dove mettiamo tanti generi diversi e li trasformiamo in ovo. Da dove deriva il vostro nome del gruppo? Dico io. Certo. È un gioco di parole, a me piace ancora, ma soprattutto ai tempi quando è nato il nostro gruppo mi piaceva molto giocare con le parole e quindi stavamo pensando a un nuovo gruppo e quindi da nuovo togli il nu, rimane ovo, quindi ovo, e quindi rimane palindromo, lo puoi mettere
lo puoi leggere in tutti i versi, in verticale, orizzontale, capovolto. Graficamente diciamo che si presta. Esatto, anche per dei giochi di disegno, quindi... Poi conta che era il 2000, quindi non c'era ancora internet. Adesso un nome di tre lettere è sbagliatissimo. Allora un nome molto breve era considerato più efficace, quindi... E poi anche internazionalmente è una parola che riescono a dire in qualsiasi lingua, è una parola molto semplice. Voi fate musica di mestiere o avete altri lavori paralleli? Musica. No, musica. Cosa mi spinge a fare musica? Per me non c'erano alternative, a parte che non so fare nient'altro, proprio disastroso in qualunque altro aspetto del lavoro e della vita. E, no, poi per me è stato molto chiaro, a 12 anni mio cugino mi ha regalato una chitarra, o 11 non mi ricordo, mi ha regalato una chitarra e una cassetta degli U2 e io ho detto voi basta, io faccio questo, sicuro, non c'è mai stato dubbio. No, per me è arrivata un po' dopo, ero più una amante della musica, quindi ero una grande ascoltatrice e grandi amanti dei concerti come sono ancora. Per me la musica è bella, tanto fruire principalmente live, adoro anche i dischi, ma adoro andare ai concerti. Quindi è arrivato un po', anche lì sempre un po' per gioco, perché facevo parte di un collettivo e avevamo lì gli strumenti a nostra disposizione, quindi con altre amiche nel 99-98 ho fatto il mio primo gruppo femminile e da lì mi si è aperto un mondo nel fatto di suonare live, anche perché non immaginavo che amassi così tanto stare sul palco, essere così performer, eccetera. E è proprio una necessità, cioè proprio un bisogno, come uno beve l'acqua, noi dobbiamo fare musica, penso. Cioè, infatti, per me è più musica live, quindi non sono quella che magari ho bisogno di fare musica, quindi quando sono a casa suono, dovrei imparare a fare anche quella parte, proprio perché poi ne sento la mancanza, però io devo suonare, mi piace andare in giro a suonare. E cos'è quindi per voi la musica? D'istinto mi viene a dire vita, cioè come parola. È una cosa che talmente parte di me che non ti so neanche rispondere, come se mi chiedessi cos'è un polso, ma sì, da parte del corpo, cioè nel senso la musica è parte di me. Qual è il processo creativo che vi porta a creare e ultimare i vostri pezzi musicali? È cambiato negli anni, all'inizio partiva dall'improvvisazione totale e così rimaneva, poi sempre nell'ambito dell'improvvisazione totale i pezzi si andavano strutturando sera dopo sera, suonavamo tantissimo, tu conta che abbiamo fatto più di 1000 concerti e quindi i pezzi sera dopo sera prendevano sempre più una struttura e quando questa struttura era fatta noi andavamo in studio e li registravamo. Questo sistema aveva un difetto, cioè che spesso in studio non riuscivamo a ridare la carica che i pezzi avevano dal vivo, perché poi comunque usiamo gli strumenti in maniera molto eterodossa, quindi non sempre è riproducibile dal vivo quello che in studio quello che facciamo dal vivo. Allora abbiamo invertito il processo, abbiamo cominciato a comporre in studio per poi andare a proporre i pezzi dal vivo e così i dischi sono migliorati molto, noi nel frattempo miglioravamo anche come musicisti. Adesso siamo arrivati a un punto in cui abbiamo infilato anche l'elettronica nel processo. E quindi diciamo inizio io con una produzione diciamo di base, di provini, un po' di elettronica, un po' di simulazione di batteria acustica, li passo a lei che poi quindi sceglie quello che le interessa e poi o facciamo una preproduzione, quindi andiamo in uno studio a cominciare a scrivere i pezzi o comunque provando i pezzi nascono un po' più lentamente quindi adesso rispetto a prima, c'è un po' di ping pong tra me e lei di idee prima di andare poi in studio. Poi Ignoto, l'ultimo, è nato invece di nuovo un po' con questa, questo succedeva un po' più nei dischi, negli ultimi tre dischi diciamo, abbiamo un bel po' di dischi alle spalle. Quanti giusti? Una decina. 10, più poi... Sì, varie collaborazioni, singoli. Eccetera, però in totale sono 10. L'ultimo che è nato un po' nel momento... insomma come tutti dicono insomma del periodo lockdown eccetera, non nel lockdown stretto ma appena dopo quando si poteva andare a provare, ci mancava l'andare in tour e quindi abbiamo fatto come si faceva appunto agli inizi, andiamo in sala prove a divertirci suonando e da lì sono nati i pezzi di Ignoto, quindi
suonando di cosa che in 20 anni non facevamo davvero, cioè noi non andavamo in sala prove, non avevamo un processo creativo, diciamo, standard, no? Il gruppo che va in sala prova una volta a settimana e crea i pezzi così. I nostri pezzi, cioè, a un certo punto decidevamo che bisognava fare un disco nuovo e allora ci si iniziava a lavorare a disco nuovo, se no noi possiamo stare anche mesi senza vederci e provare. Invece in questo caso è vero, siamo andati proprio in sala prove a dire, bah, andiamo a suonare, tanto non si può girare, però ci si può almeno incontrare a suonare, quindi è nato poi così. Sono cambiati rispetto a come erano in sala prove, però sono andati proprio da una voglia di risuonare dal vivo insieme. Cantate anche durante i vostri live? Sì, scusa, mi veniva da sorridere perché è divertente, perché adesso posso rispondere che non ci sono dei testi, perché fino a praticamente 2 dischi fa io ho una mia finta lingua, canto in un mio linguaggio personale, non so, metalingua direi come termine. E invece nel disco prima, Miasma, in alcuni pezzi cominciavo a introdurre da alcune che erano parole perché magari mi venivano spontanee lì nel processo creativo, a una sempre nato proprio delle quasi un testo, però sempre improvvisando nel momento in cui cantavo in italiano, mentre altri hanno le parole più in inglese, eccetera. Invece Ignoto, questo nuovo, ha proprio dei testi che sono una rielaborazione di libri che stavamo leggendo molto in quel periodo, quindi giro fantascienza, horror, Edgar Allan Poe, Lovecraft, tanti altri, insomma, di origini, diciamo, della fantasy, fantascienza e horror, che ho trasformato in testo e quindi ho un testo in italiano molto oscuro, direi, bello violento, però psichedelico, gotico. Sì, esoterico. Dark, esoterico. E trattano
solo di queste tematiche i testi o no? Sono solo proprio due pezzi, cioè sono questo disco ignoto, sono due macro pezzi, sono Side A e Side B con dei mondi che vengono differenziati come nella classica, quindi ci sono vari andamenti e nelle parti dove c'è la voce c'è sempre, però nelle parti cantate nel modo più classico da dire, quindi con della lingua comprensibile, sono delle parti di testo che è proprio solo quello, quindi sono due, quelle forse sono dei ritornelli nelle canzoni normali verrebbero dette, non è... Boh, sì, comunque non lo sì. So, sì. Sì, comunque negli unici pezzi cantati di questo disco il tema è più o meno fantascientifico, esoterico. Sì, sono proprio due storie, okay. Brevi. Palco, vi piace o vi terrorizza? Noi ci piace. Ci piace tantissimo. Sì, sì. Siamo a nostro agio. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Abbiamo suonato in talmente tanti posti, come ti dicevo, più di 1000 concerti, quindi e ovviamente più sono esotici più emozionano, quindi ti dico Cina, ti dico Messico, Israele, Tel Aviv è stato emozionante, sì. Gerusalemme è stato emozionante, cioè per quanto, no, se no, Vietnam, cioè, Turchia, cioè ovviamente quelli sono i posti dove ci emoziona veramente suonare. Poi è chiaro, il bel festival con tanti gruppi importanti è emozionante anche quello. È molto emozionante. Su un palco grande, no, con un grande impianto, migliaia di persone davanti, anche quello è emozionante. Però personalmente più mi mandi lontano, più mi mandi incontro a uno shock culturale, più sono felice. Siamo anche negli ultimi tempi ho avuto concerti emozionanti per una questione mie personali, così, e quindi ci sono dei concerti che, mentre prima ero più emozionata, come per Bruno, per l'esotismo di un concerto, la difficoltà anche di arrivare in quel posto a farlo, adesso ci sono alcuni concerti che mi sono stati proprio emozionanti perché sono stati dei punti fondamentali nel mio processo di vita personale, e quindi ce ne sono alcuni che sono proprio delle bandierine di emozioni proprio molto forti. Oltre che essere in festival veramente belli, però sono stati anche proprio dei punti fondamentali del mio percorso personale. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? I sub. Ah, cioè, grande. I subwoofer. Esatto. Per i non addetti ai lavori è quella parte dell'impianto audio che dà le basse, che dà le frequenze basse. Ecco, senza quello siamo un po' nudi. Siamo e anche il nostro fonico. Che non voi ci vedete in due, però è il terzo membrovo, quello che c'è come degli scrittori c'è il ghostwriter, noi abbiamo il ghost musician, forse bisogna inventare questa figura, che è il nostro fonico, che è parte di noi, che è qua seduto, questa nostra bellissima presenza, eccolo, Paul, che è una persona veramente fondamentale per l'ascolto esterno. Anche sul furgone è abbastanza fondamentale. Siamo come presenza. È una piccola bilanciante. Comunque rimaniamo meno di un gruppo solito, perché siamo in tre e in realtà noi siamo solo in due, il fonico è già il terzo, quindi siamo comunque meno di quello che dovrebbe essere un gruppo, come veniva inteso una volta. Avete qualche scaramanzia prima di salire sul palco? Ci facciamo questo. Così, però non particolarmente. Puramente visivo, per voi è importante l'abbigliamento, le luci, le visual? Assolutamente sì. Visual, luci,
è una cosa che dovremmo darci un po' più attenzione. Però oggettivamente quando sono belle però è un'altra sì, cosa. Sì, ci diamo importanza, però a livello visivo, inteso proprio noi, noi siamo un gruppo che è partito come gruppo mascherato, quindi oltre ad avere dei vestiti che c'è un dress code, cioè noi abbiamo, veniremo qua poi in questo dove stiamo adesso facendo un'intervista che è un backstage, a cambiarci, truccarci. Quindi adesso abbiamo un face painting, invece in passato indossavamo anche proprio delle maschere e tendenzialmente ogni album tende ad avere dei vestiti. Nel passato io proprio mi cambiavo i vestiti quasi ogni sera, avevo proprio delle valigie in avventure, trovavo dei vestiti nuovi, me li cambiavo. Poi magari il periodo aveva sempre lo stesso per più di un album, però è un punto fondamentale. Cioè noi ci cambiamo prima di essere sul palco, quindi c'è un rito di come nel teatro. Che tipo di ambientazione hanno i vostri vestiti da palco, insomma? Oh, ambientazione non lo so, però rimane sempre questa cosa un po' oscura, tetra, direi, come... Sì, cioè, comunque esoterico. Sì, comunque, diciamo, senza volere enfatizzare troppo questo aspetto, però comunque è un rituale per noi comunque salire sul palco, quindi... Il cambiarsi in qualche modo, i nostri vestiti hanno proprio lo scopo di inserirci dentro un'altra persona, dentro un altro personaggio, per quanto sia magari scontato voglio dirlo, però è esattamente così. Rituale. Ultimamente mi sto avvicinando un po' alla musica pagan. Da poco ho visto Yeung. Mm-hmm. Vi ispirate anche a loro? Vi piace? Siamo nati forse 20 anni prima. Però a parte questa risposta, che non è giusto dirla, però... Non so se loro si ispirano a noi, però noi no, sì, quasi sicuramente esistevamo prima di loro. Però non c'è nulla, anzi, io li adoro, sono un gran fan da molti anni di loro, mi piacciono da parecchi anni, però io poi da sola faccio proprio questa musica rituale, eccetera, e lo faccio veramente da tantissimi anni. Penso che è una cosa che, una sensibilità che molti hanno. Cioè, loro portano in scena proprio uno spettacolo, veramente tanto di cappello, bravissimi. Però, no, non ci speriamo loro. Nel senso, mi piacciono, però non ci speriamo. Però ci interessa il ritualismo in musica, anche quello originale, cioè quello di persone che non... Cioè, di gruppi senza un nome, cioè di quello proprio culturale, tradizionale delle diverse parti del mondo. Quello, e ci interessa anche quello in ambito rock. In ambito elettronico, cioè in generale comunque il ritualismo, tutto quello che è metafisico, esoterico all'interno della musica ci interessa. Che strumentazione portate sul palco? Io mezza batteria. E l'elettronica. E un po' di elettronica. Mezza batteria nel senso un timpano rullante e due piatti. Il pad, e da cui manda l'elettronica, io invece suono chitarra e voce, però la chitarra... la suono in un ampli da basso, un 8 coni, quindi un ampli grosso da basso, e la chitarra, cambio le corde, la prima corda della chitarra è una da basso in realtà, quindi ho modificato negli anni l'assetto classico di certi strumenti per poterlo adattare a quello che avevo in mente, la mia mente e soprattutto il mio orecchio, quindi molto sulle basse, ma non così basse come un basso, perché mi piacciono anche le alte. E la voce è suonata alla mia maniera. Cioè, come ti dicevo, facciamo tutto in maniera eterodossa, se vogliamo vendertela bene, o sbagliata, se vogliamo vendertela male, però comunque, diciamo, quasi niente è usato nella maniera canonica, ecco. Come affrontate un tour, dal punto di vista emotivo, dell'organizzazione? C'è tanto lavoro da fare, prima, però siamo talmente abituati che... diciamo, lo affrontiamo molto preparati, ecco, perché ne abbiamo fatti talmente tanti anche in continenti diversi eccetera eccetera, che è davvero, cioè io infilo il costume da bagno in borsa sperando di poterlo usare, ecco, cioè siamo proprio a livelli che per noi andare in tour è veramente molto molto normale, ecco, quindi siamo sempre pronti. Era quasi più difficile fino a poco tempo fa il fatto di essere a casa, era più, esatto. Era più l'essere in tour che essere a casa,
e poi però viviamo il tour come un'avventura, cioè certo, sia lavorativo, però non togliamo le emozioni, cioè non siamo che partiamo in tour ed è timbrare un cartellino e andiamo in tour con anche una freddezza fra di noi, eccetera, è un'avventura e quindi rimane un viaggio, è un'esperienza. No, non volevo dire che sia routine, è sempre, esatto. è sempre un'avventura, è sempre tutto diverso, però semplicemente rispondevo alla tua domanda, cioè come sì, ci sì, prepariamo. È veramente molto normale per noi. No, molto importante anche dire che il tour, secondo me, ribilancia e resetta tutto il male che hai accumulato prima, in qualche modo, cioè tutto il tutte le distorsioni che accumuli comunque nella vita quotidiana, nei rapporti, nella tua testa, eccetera, eccetera. Dopo, in questo senso, andare in tour è un po' come andare in guerra, cioè quando si è tornato si ricomincia da capo in qualche modo. Le date per il tour ve le trovate voi o vi fate dare una mano da qualcuno? Le trovo io in Italia, facciamo noi da soli in Italia e abbiamo un'agenzia per l'Europa e un'agenzia per gli Stati Uniti. Siete riusciti a scrivere qualcosa oppure siete bloccati totalmente? Beh, come abbiamo risposto prima, è nato Ignoto grazie al lockdown. Sì, un disco nuovo è nato in lockdown. E purtroppo era appena nato un nuovo disco, perché il lockdown è iniziato che noi stavamo partendo con il disco precedente che si chiama Miasma. Era nato, cioè il release party è stato fatto a febbraio e il lockdown è nato poco dopo. E noi siamo partiti in tour, cercate di partire in tour in Europa, abbiamo un mega tour europeo, mentre l'Italia era appena entrata in lockdown, abbiamo varcato il confine e poi voi siete rimasti chiusi. E siamo tornati, abbiamo chiuso il lockdown, il tour europeo, perché abbiamo sentivamo che da lì a poco anche l'Europa sarebbe entrata in questo vortice, come infatti poi è successo. Come vi vedete tra 5 anni come gruppo? Ah boh, non lo so. Siamo un gruppo da 20 anni, tra 20 e 25 faremo forse un disco celebrativo, non lo so, non so. Però so, ci vedo comunque io, come un gruppo che suona, ecco, non credo che sia in programma di smettere, ecco. Ah sì, no, assolutamente. Social li usate, non li usate, li odiate? Per me è una tassa da pagare, cioè nel senso è esclusivamente lavorativa, cioè se qualcuno mi dicesse da domani i social non servono più per lavorare, io mi toglierei immediatamente. Io un po' a metà, nel senso sì, però questo tempo lo uso anche a volte per scrivere amici lontani, quindi è un modo per tenermi in contatto. Progetti futuri? Come Ovo, diciamo che stiamo lavorando a un tour in Cina,
un altro tour in Cina. A settimane partiamo in tour? Tra poche settimane partiamo in tour in Europa con un gruppo americano molto, molto figo che si chiama Body Void, e suoneremo anche a Roadburn, che è un festival in Olanda molto molto importante. E sì, quest'estate festival, i programmi ci sono, ma diciamo che abbiamo anche tanti programmi poi a livello personale, perché entrambi facendo solo musica nella vita, abbiamo anche tanti altri lavori, entrambi lavoriamo molto col teatro, con la performance, quindi anche solo in ambiti non strettamente musicali. Quindi, musicali come concerti, certo. E quindi viviamo la musica proprio in senso molto più ampio, non è solo il concerto. Un consiglio da dare alle nuove leve che si approcciano alla musica? Cioè, a me viene da dire non farvi morire da... A volte per me adesso si sente tanto la pressione del fatto che tu devi fare musica per far... Cioè, c'è molta aspettativa, anche di se stessi, c'è sempre questa visione del io voglio, il volere. Invece iniziare a suonare perché c'hai voglia di suonare con degli amici e vuoi divertirti. Poi le cose magari arrivano, non arrivano, però veramente troppi gli obiettivi che bisogna porseli, Però noi abbiamo iniziato a suonare veramente per gioco, per voglia di scoprire qualcosa, e siamo qua a suonare 20 anni, e noi quando abbiamo iniziato pensavamo che il gruppo morisse dopo un anno, cioè è nato veramente così e suoniamo da 20 anni. Invece tanti gruppi che hanno quell'idea di perché io voglio arrivare qua, voglio fare per arrivare... Cioè questa cosa, l'obiettivo è con un proposito ben prefissato. Quei gruppi di solito non arrivano da nessuna parte, scusate, sono molto tagliente in questo, però questa è una mia visione molto cinica, personale, e chi ci arriva, anche famosissimo, è arrivato proprio perché è iniziato per amore della musica, non per diventare qualcuno. Scusate, è stata molto cattiva, però lo vedo proprio che a volte si rischia un po' nella new generation. Oh, basta, ho detto troppo. Però suonate, il bello è suonare, cioè bisogna suonare perché è bello suonare e divertirsi, cioè, facendo quel cavolo che vuoi, non dentro un genere. Tre artisti o progetti musicali o artiste che bisogna assolutamente conoscere di tutti i generi musicali. Solo musica? Sì. Allora, è banale, però per me Diamanda Galas, una volta almeno bisogna ascoltarla. Attuale mi viene Murmother. Murmother, che se non sa è un grande esempio in musica attuale. Poi io sono molto fan dei Wolf in the Throne Room, gruppo black metal che mi piace molto. E tre li abbiamo detti. Tre, scusami, pensavo tre a testa. Io ho già giocato i miei Backs due. Backswash, un artista diciamo rap, però c'è un sacco di roba dietro. Duma Forever, dopo, se non lo conosce, africano di black di scusa di grindcore elettronico. Guarda, torno a una cosa del passatissimo che adoravo, che rimane uno dei miei gruppi preferiti, i Dirty Three, che nessuno si ricorderà più che esistono. Come no, Che invece no, Polla da lontano acconsente, che è questo gruppo australiano, violino, batteria e chitarra, tra il post rock, l'avant, non lo so cos'erano. E mi hanno folgorato, ero una ragazzina quando l'ho visti, mi hanno proprio cambiato l'esistenza. Molte grazie! Grazie a voi! Ciao, fate musica!